Ciao, questo è un messaggio didattico audio scritto da Daniele Luciano Moscal di Parola d'Amore Ministris intitolato Sesso e matrimonio. Un uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma uno. Marco 10, 7 a 8. Ti sei mai seduto a un servizio di matrimonio e ti sei chiesto, quando le due persone si sposano davvero? A che punto sono marito e moglie insieme? È dopo che i loro voti sono stati dichiarati l'uno all'altro? O è dopo lo scambio degli anelli? O è quando il sacerdote dice, perciò proclamo che sono marito e moglie, e poi, unendo le mani, dice, quello che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo divida, non lo separi, non lo separi. E allora, o forse più tardi, quando il matrimonio è consumato? Un matrimonio non consumato può essere dichiarato nullo e non valido. Le statistiche mostrano che un matrimonio su tre finisce con il divorzio. Di recente, ho partecipato a una discussione in cui si chiedeva qual è la differenza tra fornicazione e adulterio. Per quanto ho potuto trovare studiando le parole usate sia in ebraico che in greco, c'è poca differenza. Il senso più tecnico sembra essere che la fornicazione è quando almeno una delle due persone che hanno un'unione sessuale non è sposata o promessa sposa, mentre l'adulterio sembra essere più incentrato sull'unione di due persone che sono sposate e hanno relazioni al di fuori del proprio matrimonio. L'adulterio è più comunemente usato in riferimento a una donna sposata che ha relazioni sessuali con qualcuno diverso dal marito. La lingua greca usa una parola più onnicomprensiva, porneia, che significa semplicemente rapporto o attività sessuale illecita e non è limitata a persone sposate o non sposate. È la parola più comunemente usata nel Nuovo Testamento per la sessualità. Quando si tratta di attività sessuale, non c'è nulla nella Sacra Bibbia che accenni anche solo al fatto che Dio permetta che questa unione avvenga al di fuori dei vincoli del matrimonio. Per due persone giacere insieme in modo sessuale e non essere sposate è considerato da Dio un peccato. La Sacra Scrittura del Vangelo di Marco ci porta faccia a faccia con la questione. Cosa insegnò Gesù di Nazaret? Gli fu chiesto dai farisei, che gli stavano tendendo una trappola: è lecito a un uomo divorziare dalla propria moglie? Se avesse detto sì, cosa che insegnavano, avrebbero potuto accusarlo di essere in disaccordo con Giovanni Battista, che la gente rispettava. Se avesse detto no, avrebbero potuto consegnarlo nelle mani di Erode. Stavano cercando di ottenere Gesù il Messia nello stesso tipo di catch 22 che avevano provato in seguito sulla questione del pagamento delle tasse. Gesù, nella sua risposta, tornò alle sacre scritture come primo principio. In questo caso la sua risposta aprì la questione più ampia del sesso e del matrimonio. E in effetti è solo quando comprendiamo l'intenzione di Dio nel sesso e nel matrimonio che possiamo comprendere la posizione veramente cristiana sul divorzio. Quindi Gesù il Maestro li riporta alla Genesi e alla creazione, a quelle parole che abbiamo sentito citare da Gesù Cristo. Prima di proseguire, lasciatemi dire questo. Gran parte della lettura dal libro della Genesi capitolo 2 aveva a che fare con la creazione. Leggiamo nel versetto 7. Il Signore Dio formò l'uomo dalla polvere della terra e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi nel versetto 22 dice:
Il Signore Dio creò una donna da una costola che aveva tolto all'uomo. Solo quando torniamo alla verità dell'insegnamento della creazione possiamo avere una vera comprensione della mente e della volontà di Dio su sesso, divorzio e matrimonio. Lasciatemi iniziare con il sesso. E lasciatemi dire per cominciare, e dirlo con enfasi, che l'atto sessuale è nell'intenzione di Dio buono. Dio ha preso la donna dall'uomo. Ha preso una parte dell'uomo e poi ha detto, siano uniti insieme. Il sesso non è qualcosa di intrinsecamente peccaminoso, sporco o di cui vergognarsi. Perché è estremamente importante nel matrimonio? L'ingiunzione, e questo è ciò che è, e che Gesù Cristo ha citato, si trova nella creazione prima che l'uomo cadesse. Il comando all'unione sessuale deriva dallo stato originale di innocenza dell'uomo. In quello stato era la volontà buona e perfetta di Dio e nota, non solo qualcosa per fare bambini. Questa è ovviamente un'altra gloriosa conseguenza. Ma l'intenzione primaria è puramente quella di esprimere il fatto che proprio come una donna è uscita dall'uomo, così i due appartengono insieme. Questo mi porta a un secondo punto sul sesso, con cui ovviamente intendo unione sessuale. L'uomo sarà unito a sua moglie. La parola che molte traduzioni moderne hanno come unito e la versione autorizzata come unire è la parola greca proskolao. È una parola forte e la sua radice è in colla che è la parola per colla. Quindi l'unione di uomo e donna nel sesso non è un affare casuale. Li impegna insieme e li cementa insieme. C'è un'intensità nell'atto sessuale umano che non è solo biologica. Lo chiamiamo fare l'amore. Quindi passiamo al mio terzo punto. Fare l'amore. Il sesso è creativo e non solo procreativo. Nel XIV e XVI secolo, la Spagna in particolare e alcuni altri paesi europei volevano vietare il libro del Cantico dei Cantici, che si trova nell'Antico Testamento della Sacra Bibbia, dicendo che era troppo esplicitamente sessuale e volgare. Così i due saranno una sola carne. Non sono più due ma uno. Quindi l'atto sessuale, e questa è l'intenzione di Dio, crea qualcosa di nuovo. Una parte integrante della sua creazione. Ecco perché la masturbazione non c'entra il bersaglio. Perché il sesso non riguarda solo la gratificazione di un desiderio fisico, ma l'unione corporea con un'altra persona. Ecco perché il sesso, occasionale, non può mai essere così. E, naturalmente, non dovrebbe essere necessario dirlo. Ecco perché l'omosessualità o il lesbismo non sono consentiti, perché sono entrambi atti peccaminosi innaturali. C'è una permanenza nell'intenzione di Dio nel sesso. Non sono più due ma uno. Quindi se te ne vai e trovi un altro partner che nega l'unione che ha già avuto luogo, allora sei in ribellione spirituale. E la volontà di Dio è proprio questa. Il sesso deve essere all'interno di un matrimonio cristiano fedele per tutta la vita e deve essere goduto sempre. Perché un uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie? Questo è il punto a cui ho accennato. Tutto ciò che ho detto sul sesso è all'interno di questo aspetto finale. Che il suo posto è in una relazione di matrimonio cristiano permanente e fedele. Perché è solo all'interno del matrimonio che questa nuova, una carne, questa nuova unità può crescere e svilupparsi? È questo che conferisce l'intimità speciale al matrimonio, e intimità che dipende, ma va oltre l'unione sessuale.
È il matrimonio che è in mente in quella parola forte per il legame tra uomo e donna. La forza che li spinge insieme può essere confinata in modo sicuro solo all'interno di un'unione coniugale permanente. Ed è questa unione che rende il sesso buono. Ogni atto sessuale fuori dal matrimonio è sbagliato e peccaminoso. Per la semplice ragione che è contro la volontà di Dio nella creazione. Ogni altro comando di Dio ha a che fare con la guarigione del risultato del peccato. Il comando per l'uomo e la donna di essere uno nel matrimonio è assoluto. E quando adempiuto ha una bellezza e una purezza speciali solo perché deriva dallo stato non decaduto dell'uomo. Quindi, cosa devo dire sul divorzio? È permesso. Il Signore Gesù Cristo ha detto perché i vostri cuori sono duri, il vero senso implica aridità. Se ci rivolgiamo al racconto parallelo nel Vangelo di Matteo, Gesù dice più esplicitamente che il divorzio è permesso sulla base dell'adulterio, che ovviamente è un attacco alla base stessa del matrimonio. Non dobbiamo vedere l'adulterio come un atto omicida. Omicida di quella nuova creazione dell'unione matrimoniale. Il comando contro l'adulterio viene dopo l'omicidio. Conclusione, la mia ultima parola è questa. Il peccato sessuale e l'infedeltà sono stati insegnati come due dei peccati più gravi. In realtà peccati come orgoglio, arroganza e ipocrisia sono più gravi agli occhi di Dio. Eppure il peccato sessuale può lasciare un'eredità di colpa così grande. Quindi non dimentichiamo. Gesù Cristo, il nostro Maestro, il nostro Salvatore, è morto per ogni peccato e il suo prezioso sangue ci purificherà da ogni peccato. Il Signore Gesù Cristo ha il potere soprannaturale di togliere tutti i nostri peccati e liberarci da ogni schiavitù. Gloria, alleluia. Amen.